Valentina Vallario, artista foggiana ma trapiantata a Milano, da oggi una tua opera, un tuo lavoro che si chiama People è in esposizione presso una galleria milanese all'interno della mostra Confini. Bene, che cosa significa per te questo traguardo? Per me è sicuramente un traguardo molto molto importante perché Milano sì, rappresenta la città che mi ha dato appunto la possibilità di lavorare, di farmi conoscere. E poi Milano comunque resta una città molto importante in termini internazionali. Pertanto credo che io possa essere assolutamente fiera di questa esperienza, che per me è la prima a Milano. Il tuo lavoro si chiama People. Qual è il significato che c'è dietro la tua opera? Io ho dipinto appositamente quest'opera, lo scorso gennaio per partecipare a questa mostra intitolata Confini. Quindi per me People è una sorta di tributo alle differenze tra i popoli. Infatti è una tela che ha delle sfumature immense, secondo il mio punto di vista, perché possiamo ravvedere tutti quelli che sono i colori della pelle dei popoli. E un po' richiamo anche quello che è il testo della canzone Imagine di John Lennon, che a me piace tantissimo e che ha segnato particolarmente la mia fase adolescenziale. People è una sorta di finestra che si affaccia sul mondo e ci si affaccia appunto per osservare quelle che sono le varie differenze tra i popoli. E alla fine tutto confluisce in un mare di diversità, infatti ci sono anche delle sfumature sull'azzurro, che per me rappresentano un oceano di diversità. E poi per sfociare sostanzialmente all'interno di quello che per me è l'arte, la bellezza, che io rappresento attraverso un vortice, una spirale dorata che per me è la bellezza, la cultura, che consente ai vari popoli, tutti diversi tra loro, di essere assolutamente uguali e bellissimi nello stesso tempo. A chi ti ispiri per le tue opere? Sicuramente Kandinsky, perché molti dei tuoi lavori Ecco. ricordano proprio Kandinsky. Ti ringrazio per avermi fatto questa domanda perché per me è stato assolutamente importante. Io ho iniziato a dipingere che ero giovanissima, frequentavo il liceo classico e ho iniziato con una tecnica olio su tela. Sì, sono stata ispirata dai grandi artisti dei primi del Novecento, in particolar modo da Kandinsky, che ho avuto poi la possibilità di poter osservare da vicino, le cui opere ho potuto osservare da vicino all'interno di una galleria che si trova in Francia. E quindi io sono assolutamente innamorata di questo artista. Poi negli anni, tuttavia, ci ho messo del mio. Ho appunto creato un mio linguaggio personale che ho denominato Geometrie Vaganti, proprio perché è fatto e composto da forme geometriche piene di colori, è proprio attraverso il colore, attraverso le forme che io amo esprimere dei concetti profondi. Quindi sostanzialmente mi sono ispirata a Kandinsky e altri artisti come anche Picasso, Miró, però poi ho cercato di intraprendere un mio percorso personale e così è nata Geometrie Vaganti. Tu sei a Milano, ti sei trasferita a Milano. Quanto è difficile essere un artista nel sud Italia, in particolare in Puglia, perché tu sei foggiana? Un artista nel sud Italia. È difficile in generale essere un artista oggi, posso dirlo con assoluta fermezza, perché non soltanto nel campo della pittura, ma anche nel campo della musica. Oggigiorno purtroppo bisogna davvero farsi conoscere.
Ci sono moltissime difficoltà, però secondo me bisogna sempre credere in quelli che sono i propri sogni ed essere assolutamente determinati. Io ci credo e voglio andare avanti per questa strada.